Immaginate per un momento se tutti i suoli fertili del pianeta si esaurissero. Niente suolo, una vita difficile. Nessun mobile in casa. Nessun apparecchio per guardare questo video. Niente cibo in frigorifero. Nemmeno i vestiti che avete indosso. Tutto questo non esisterebbe senza il suolo. Eppure questa risorsa, formatasi in migliaia di anni, viene inesorabilmente e rapidamente esaurita. Dobbiamo agire adesso. Ci stiamo allontanando sempre di più dagli ecosistemi e dal suolo. Oggi oltre metà della popolazione mondiale vive nelle città e nel 2050 le città ospiteranno quasi il 70% dell'umanità. Città affamate che necessiteranno di enormi quantità di territori e di suoli fertili da cui trarre cibo e materie prime. Il 40% dei generi alimentari che arriva in Europa è prodotto su suoli di altri continenti. Ogni boccone ha conseguenze globali. Stiamo mangiando da piatti altrui. In tutto il mondo la vita delle persone dipende dalla possibilità di accesso a terreni fertili. Gli agricoltori hanno bisogno di possedere o di utilizzare la terra per lunghi periodi per gestirla in modo sostenibile. Il clima politico attuale favorisce una gestione del territorio fortemente impattante che mira a rapidi profitti. Ma il suolo può degradarsi, specie se soggetto a una cattiva gestione, ad esempio con l'utilizzo massiccio di monocolture e pesticidi al fine di massimizzare le produzioni. Una cosa è chiara: gli interessi di breve termine mettono a rischio la fertilità del suolo. Tutto ciò minaccia anche la vita delle popolazioni rurali. Oggi in tutto il mondo i movimenti per la tutela dell'ambiente e della terra si fanno sentire con sempre più successo. Ma per ottenere miglioramenti significativi su scala globale servono soluzioni politiche. Diritto alla terra e protezione dei suoli richiedono leggi e regolamenti sia a livello nazionale che internazionale. Agire è dovere degli organi di governo. Nel lungo termine, forme certe di accesso alla terra sono la base per la gestione sostenibile del suolo. Se riusciamo a coniugare il sapere tradizionale con le conoscenze della scienza moderna, anche con mezzi limitati, possiamo garantire produzioni agricole a lungo termine, imparando gli uni dagli altri, di comune accordo. La difesa del suolo è una ricerca condivisa di soluzioni che proteggano il suolo e garantiscano un sufficiente approvvigionamento alimentare. Le produzioni agrarie su vasta scala hanno il dovere di usare la loro risorsa più importante, il suolo, in modo sostenibile, poiché sono quelle produzioni che finiscono nei nostri carrelli. Ogni giorno facciamo delle scelte. Scegliamo se comprare prodotti importati da luoghi lontani o se acquistare prodotti locali. Scegliamo se mangiare più verdure piuttosto che molta carne o se comprare prodotti biologici. Noi abbiamo la responsabilità. Ciascuno di noi, con le proprie scelte, determina il peso del proprio carrello. Ciò che consumiamo lascia tracce in tutto il mondo. Quello che decidiamo di fare o di non fare ha delle conseguenze. Dobbiamo guardare le cose con occhio critico e prendere decisioni consapevoli, perché anche la più piccola decisione ha un peso.